Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della manutenzione dell'acquario, in particolare della pulizia della vasca e della pulizia del filtro. Prima di parlare della pulizia, dobbiamo fare un ragionamento sul ciclo dell'azoto, che sostanzialmente deriva dal fatto che l'acquario è un biosistema alimentato appunto da un filtro interno o esterno che fa girare l'acqua. Come tutti sappiamo, il nostro acquario è un biosistema composto da esseri viventi che per le loro funzioni vitali producono ammonio. Questo ammonio è scaturito appunto dalle feci, dalle foglie decadute oppure dal sovradosaggio del cibo o comunque di ciò che non viene mangiato. Questo ammonio però viene trasformato da dei batteri che si formeranno o nel fondo o nel filtro, che si chiamano batteri nitrificanti. Questi batteri trasformano l'ammonio in nitriti, che sono molto dannosi, ma anche da nitriti a nitrati, che sono molto meno dannosi. Per eliminare quindi dal vostro acquario sia la sporcizia sia i nitriti e nitrati, dobbiamo fare determinate azioni, che sono le prime, quelle più meccaniche, con l'ausilio di raschini, lamette o bruschini. Andremo a levare appunto dai vetri tutte quelle alghe che si potrebbero formare, poi andremo appunto a prendere i pezzi dell'allestimento e li andremo a lavare sotto appunto il rubinetto oppure anche con degli spazzolini. Poi la seconda azione, questa è molto importante, tramite appunto un sifone che vi aiuterà ad aspirare l'acqua e a pulire la sabbia. Praticamente il sifone andrà posizionato sul fondo, tirerà su un po' di sabbia ma non la farà andare via, arriverà più o meno fino a questo livello, la pulirà e la farà depositare di nuovo sul fondo, permettendovi così appunto di eliminare gli escrementi che di solito si vanno a posizionare in questa parte dell'acquario. Un'altra azione che dovete fare è sicuramente quella della pulizia del filtro. Adesso andremo a vederla in particolare. Andiamo a vedere da cosa è composto un filtro e come fare a pulirlo. Generalmente i filtri sono suddivisi in due categorie, filtri esterni e filtri interni. Oggi ne vedremo uno esterno, ma le caratteristiche interne sono molto simili. La suddivisione interna è composta da vari elementi o scompartimenti e sono i seguenti. La prima parte che incontrerà il flusso dell'acqua sono le spugne, che tratterranno meccanicamente tutte le parti più solide e appunto eviteranno di rimettere in acqua gli escrementi, residui di piante e roba del genere. La seconda parte è composta dai cannolicchi. Adesso parliamo dei cannolicchi. I cannolicchi sono delle pietre porose o ceramiche, infatti possono essere sostituiti o comunque aggiunti anche a pietre laviche, ed hanno la capacità di far annidiare i batteri. I batteri cosiddetti nitrificanti, quelli di cui parlavamo prima. Generalmente sono i Nitrosomonas e i Nitrobacter, che trasformano l'ammonio in nitrito e poi da nitrito a nitrato. Per facilitare questa azione dovremo andare ad aggiungere appunto questi batteri dall'esterno. Vendono appositi prodotti che potete comprare nei comuni negozi e vi aiuteranno quindi a mantenere l'acquario pulito e limpido. L'ultimo scompartimento è invece composto da generalmente lana di roccia, che è diciamo un filtro molto fine che vi garantirà appunto di non far passare le particelle più piccole, e se vogliamo, soprattutto per levare residui di medicinali o comunque odori, possiamo emettere dei carboni attivi che tratterranno tutte le impurità. Questo è il motore del filtro, con la sua girante e il suo alberino. Andremo a lavare tutto questo e a richiudere.
lavate le spugne e rimesse nel proprio telaio, le andremo a inserire nel filtro. Dopo aver inserito le spugne, andremo a mettere i batteri comprati in negozio direttamente nei cannolicchi. Noi consigliamo appunto di metterli qua, non in acqua nell'acquario. Cannolicchi che possono essere sostituiti da pietre laviche o comunque porose. Ultimo scompartimento, quello della filtrazione delle particelle fini e l'eventuale annullamento di odori o medicinali con il carbone, lo andremo a posizionare qua. Chiudiamo il tutto e andiamo a posizionarlo dentro. Chiudiamo il tutto lo riempiamo di acqua ed è pronto per essere funzionante. Per concludere, noi di Aquascaping Lab vi consigliamo questo metodo di pulizia per garantire appunto un'assenza di alghe e un'assenza di nitriti e nitrati. Allora, andremo a fare una volta al mese un cambio parziale dell'acqua con l'ausilio del sifone. Dovete levarne più o meno 20-30%. Il mese successivo invece una pulizia del filtro con l'aggiunta dei batteri. In totale quindi sarà una volta al mese il cambio d'acqua, una volta al mese il cambio del filtro. Dopo ogni cambio parziale dell'acqua vi consigliamo di immettere del biocondizionatore, che serve per annullare l'effetto dei metalli pesanti e del cloro. Vi ringraziamo per essere stati su Aquascaping Lab. Per eventuali domande commentate pure qua sotto, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale per ulteriori news.